Allora penso che possiamo cominciare. Quello di oggi, ieri, in cui abbiamo incontrato l'amministratore delegato e il presidente di due grandi imprese pubbliche, oggi è la volta di due grandi imprenditori privati, il dottor Marcegaglia, Steno Marcegaglia, che è il presidente del gruppo Marcegaglia, Raul Gardini, presidente del gruppo Perucci. Impresa, perché l'intrapresa è qualcosa di più. L'intrapresa viene prima dell'impresa, è l'atteggiamento con cui ogni uomo prende iniziativa, dispiega la sua creatività per far fruttare i talenti che gli sono stati dati. Vogliamo sentirla narrare direttamente dai protagonisti, innanzitutto per conoscerla, per imparare, per confrontarle con altre esperienze. Anche perché se è vero, come ha detto Mounier, che lavorare vi dà questa storia intrecciata della loro intrapresa personale e delle loro imprese. Chiederemo a loro di rimanere nei 5-10 minuti al massimo. Rapitori ed altri purtroppo sono in prevalenza d'accordo. Vengo ripreso a dire, oramai vengono riconosciuti i miei rapitori, voleva dire la morte certa. La fortuna ha voluto che un commissario di polizia dell'Aspromonte era un appassionato di caccia ed è andato con l'elicottero della polizia a visitare un laghetto laddove c'era una particolare selvaggina. Ebbene, nel salire dal laghetto è passato e mi sono salvato. Eccomi qui. Perché sono qui? Perché ho avuto il coraggio di fuggire, ho avuto il coraggio di decidere, ho avuto la determinazione di essere deciso. Ora ne produco 5 volte di più. La Marcegaglia Spati, un'impresa familiare. Io e mia moglie siamo gli azionisti, io, mia moglie e i miei figli. Io, mia moglie e i miei figli siamo tutt'uno, mia moglie e i miei figli lavorano, io credo nella famiglia e anche questo mi dà quell'enorme forza che assieme alla forza che vi dà nel credere in Dio, nel credere nella provvidenza, nel credere negli uomini, sono riuscito da nulla a avere quel successo che ho avuto. Dicevo, oggi la Marcegaglia Spa trasforma 1 milione di tonnellate di acciaio nel più grosso gruppo. Una narrazione questa che ci fa vedere come si può essere imprenditori o intraprenditori anche nel fuggire dai rapitori, quindi non solo nel costruire grandi imprese economiche. La società commerciale a Ravenna, la Cementi Ravenna. Ho seguito per molti anni, fino al 1980, in posizione di subordine la crescita del gruppo Ferruzzi e nel 1980 sono stato paracadutato al vertice del gruppo Ferruzzi e forse la mia storia comincia lì. Crescere e di far crescere le idee che erano dentro al gruppo. Mi hanno dato la fiducia e abbiamo cominciato a quel momento a lavorare sull'esistente. Devo dire subito che senza l'esistente probabilmente io non sarei qui, perché non questa crescita è avvenuta. E perché è avvenuta? Essenzialmente comunque è avvenuta perché all'interno della società c'erano delle idee da sviluppare, c'erano delle conoscenze che si potevano applicare a dei settori che non erano quello tradizionale. Secondo lei niente più da fare, prego. C'è sempre questo, entrambi lavorare in settori, quello siderurgico, di generare innovazione, di intraprendere iniziative nuove, di costruire e di creare a partire dalla vostra iniziativa. Dovete dirci in che modo, su quali punti avete fatto leva per questa costruzione di imprese di successo. Dottor Marcegaglia. Il vantaggio competitivo. Sapete che deve essere certamente preparato, deve essere intelligente, deve essere coraggioso, deve essere organizzato,
un pochino anche di temerarietà ci vuole, un pochino, non dico di incoscienza, ma quasi ci vuole. È chiaro che se l'imprenditore crede fermamente nella sua azienda, è determinato, mette in atto tutte le regole, arriva prima. Ecco, allora se l'imprenditore siderurgico riesce a produrre acciaio o riesce a trasformare l'acciaio in modo molto efficiente, in modo organizzato, è eliminato. Per cui, nonostante che i prescelti siano i migliori, dovranno sempre essere più migliori dei migliori. Anche il vantaggio competitivo è essenziale. Occorre quindi essere organizzati, essere preparati, essere attenti, fare investimenti e soprattutto credere fermamente nell'azienda. L'azienda è fatta di mezzi finanziari, è fatta di organizzazione, ma è fatta anche di uomini. Io non dimentico mai che un fattore di successo nell'azienda è che l'imprenditore deve circondarsi di... Quindi in conclusione, efficienza, capacità, organizzazione, coraggio e credere negli uomini coinvolgendoli nel modo più razionale. Gli imprenditori che opereranno in questo modo, sia nel settore siderurgico o in qualsiasi altro settore in crisi, certamente ce la faranno e se non ce la faranno saranno gli ultimi a morire. Grazie. Questa tesi era stata positiva e questa persona è andata a lavorare al gruppo Ferruzzi, all'ufficio studi in modo particolare. La prima domanda che dottor Garrucci... parlare un po' dei settori tradizionali e dei settori maturi, come lei ha definito. Io non credo che esistano dei settori tradizionali e dei settori maturi oggi, perché non ci sono più settori chiusi. Il mestiere, qualsiasi mestiere ha allargato il proprio orizzonte e allargare un orizzonte, cioè creare dipendenza tra quello che sta a monte e tra quello che sta a valle fa sì che non ci sia niente di maturo, ma tutto può vivere se è ben collegato. Ed è per questo che io non dico che noi abbiamo un gruppo agricolo, un gruppo commerciale o un gruppo industriale. Noi abbiamo un'azienda che tenta di assemblare, di fare un assemblaggio dei problemi attraverso la conoscenza profonda di questi problemi. Faccio un esempio: è difficile produrre i fertilizzanti o i pesticidi giusti senza sapere dove andrà l'agricoltura domani o dove sta andando l'agricoltura. Perché? Perché l'agricoltura si sta muovendo, l'agricoltura proprio per... E io credo che esiste oggi questa possibilità, specialmente l'agricoltura, dove il mondo è travagliato da un problema enorme, un problema che sconfina nel sociale. Io credo che oggi il sociale è molto più importante del particolare, sia dal punto di vista dell'occupazione sia dal punto di vista del nuovo modo di vivere che l'umanità si prospetta. Non è a caso che un'indagine dell'OCSE dice che il 67% degli uomini, naturalmente questo presume una profonda conoscenza, e questo è il patrimonio che dicevo prima, abbiamo ricevuto dalla vecchia Ferruzzi, dalla Ferruzzi che gli ha preceduto, la conoscenza dei problemi del mondo che vengono dall'essere mercanti, e bisogna continuare ad essere mercanti oggi più di ieri, perché questo allarga l'orizzonte, consente di guardare nelle economie, nella politica. Nel... E cercando il consenso, diciamo, di chi opera conoscendo i problemi degli altri, rispettando i problemi degli altri. Io non essendo molto composita, dove i conflitti di interessi tra i vertici potrebbero essere un problema, noi abbiamo l'abitudine di discutere le nostre cose. Anche perché, come vedono gli altri operatori che sono qui, poi vengono tutti. Sto indietro apposta. Ognuno cerca di esprimere con completezza, perché poi di fronte ai 24 uomini competenti i problemi si possono scrivere solo con completezza, e tenere quelli che sono i motivi del suo successo e i motivi del suo insuccesso. E con questo si collabora e si lavora per decidere se abbandonare, se continuare, se c'è merito nel successo e nel insuccesso, perché anche nel successo ci può essere demerito, come ci può essere merito nell'insuccesso. Tutto questo costituisce un lavoro di equipe che porta la società a crescere, e io credo che la nostra società deve, a questo modo di operare, nella sua impresa, deve investire con saggezza,
deve trovare i mezzi finanziari al posto giusto, deve guidare l'azienda, ha detto bene Garbini che si consulta con i suoi 24 dirigenti, anch'io Garbini faccio come te, io non ne ho 24, perché la mia azienda è molto più modesta della tua, produce 1.000 miliardi di fatturato, poco più, tieni presente che la mia è un'azienda molto familiare, solo familiare, io sono il presidente, mia moglie, mio figlio, mia figlia sono i consiglieri delegati, e il grande staff finisce lì, ci avvaliamo anche di alcuni validi collaboratori, ma certamente non disponiamo di tuoi notevoli mezzi e quello che facciamo lo facciamo in famiglia. Comunque i problemi di Marcegaglia, che un imprenditore che fattura poco più di 1.000 miliardi nei confronti poi che fatturi molto molto di più sono gli stessi. Occorre guidare l'azienda con estrema attenzione, occorre non dimenticare che l'azienda è soprattutto un fatto economico e prima sostenere per la gente che lavora per lui e quindi anche gli operai. E quindi le cose vanno viste veramente in alcuni momenti in maniera drammatica. Noi abbiamo fatto diverse, operato diverse ristrutturazioni e abbiamo cercato di farle nella maniera più soft possibile, però sono sempre le ristrutturazioni sono state con problemi notevoli per la gente che lavorava per noi. E quindi direi non c'è dubbio che i problemi vanno affrontati. Io ritengo comunque che noi abbiamo il dovere in Italia di essere competitivi a livello europeo. Questa è una condizione indispensabile e se non possiamo esserlo perché problemi sociali per portare le proprie aziende a livello competitivo nell'ambito della competizione europea. Se non si fa questo, chiaramente si viene soffocati della concorrenza degli altri partner della comunità. Le imprese saranno costrette qui agli addetti che lavorano per le aziende stesse. Questo è un fatto fisiologico comunque, di fronte al quale noi dobbiamo porci con concretezza, senza dubbi, perché altrimenti il dubbio fa perdere tempo, il tempo fa perdere denaro e la perdita di denaro conduce a quelle condizioni nefaste che sono